Se qualcuno si è risentito per quel che ho detto mi scuso, ma la mia era solo una battuta in romanesco. Adriano Panatta, ex fuoriclasse del tennis tricolore, non fa marcia indietro sul caso del sorcio nero, ma ci tiene a precisare il senso della frase che ha usato per descrivere il gol del 2-2 di Marco Sao con la Roma a quelli che il calcio su Rai 2, la mia è solo ironia romana, ha raccontato all'Unione Sarda. L'intenzione era quella di elogiare la furbizia dell'attaccante del Cagliari che, come un topolino, è riuscito a far breccia nella difesa giallorossa. Panatta abbraccia virtualmente Marco Sao, è un ottimo calciatore. E il Cagliari non me ne voglia, la Sardegna, dove ho tanti amici, è sempre nel mio cuore. Punto ammetterà però che la sua battuta pub prestarsi a fraintendimenti. Punto chiamavo sorcio anche Harold Solomon, perché se ti giravi un secondo, ti fregava. Era l'avversario che ho sconfitto nella finale del Roland Garros nel 1976, ma di lui avevo assoluto rispetto. Traduca dal romanesco che cosa ha detto durante quelli che il calcio. C'erano tre marcantoni della Roma in difesa. Sao li ha beffati. Sorcio nero, lo ripeto, è sinonimo di furbizia. A Roma dare del sorcio significa attribuire a qualcuno la dote della scaltrezza. Posto che lei ce l'avesse con i giallorossi e non con Sao, non trova che il suo tono abbia tratto un po' tutti in inganno? Ho un sacro rispetto degli sportivi. Sao sabato ha compiuto un'impresa incredibile con lui il Cagliari. Si stava rivolgendo a una platea nazionale. Non solo romano e romanista. So di essere stato frainteso. Mi dispiace. Quale insegnamento trai da questa vicenda? Il calcio è una materia su cui non si può scherzare. Eppure, in fondo, è un gioco. Sentirà Marco Sao. Se lo incontrerò, lo abbraccerò. Ho 70 anni, potrei essere suo nonno. Come replica al Cagliari, che non ha preso benissimo le sue parole. Non volevo offendere nessuno. Lei è pro o contro Di Francesco? È un bravo allenatore. Ha una squadra che può stare tra le prime 4-5 del campionato, ma non si capisce perché la Roma perda concentrazione. Per la Champions penso però che i discorsi